insomma, diciamo così, dopo quel gol del 2-1 stavate cercando comunque di rimetterla in carreggiata la partita. L'impressione che ho avuto è che siete un po' scesi poi nel secondo tempo anche fisicamente. Ma questo è un limite che in questo momento abbiamo. Preparare queste partite con sole 3 settimane diventa complicato, quindi la condizione fisica è quella che è. Abbiamo attaccato dei giocatori negli ultimi 5-6 giorni, quindi è normale che ci sia questo problema fisico. Sì, è un peccato perché non meritavamo un punteggio così largo sicuramente, anche perché nel corso della partita qualche piccola cosa avevamo creato. Però va bene, si guarda avanti, non finisce oggi. Ecco mister, a questo punto dopo comunque una batosta simile, da che cosa bisogna ripartire già da domani praticamente? Ma no, si riparte sempre dal lavoro fatto, è inutile pensare che sia tutto da buttare, non è tutto da buttare perché per 70 minuti buoni siamo stati in partita con tutti i nostri limiti, ma siamo stati in partita avendo anche diversi fuori quota in campo, quindi non è questo il problema, sappiamo cosa abbiamo in questo momento e ripartiremo da quello che abbiamo. Ecco mister, nei prossimi giorni restano pochi per la chiusura del mercato, ci sarà qualche ulteriore intervento da parte della società? Lei ha richiesto qualcosa? Sì, abbiamo necessità di ricambi sui fuori quota, assolutamente, e di una persona davanti. Penso che lavoreremo su questo e stiamo già lavorando su questo. Oggi avevamo 3 persone fuori con la febbre e questo comunque non ci ha aiutato molto, cioè regalare Antonacci, Marra, la barba, non è una bella cosa, però purtroppo è successo, andiamo avanti. Non deve essere un alibi assolutamente, però ecco, abbiamo bisogno di completare.